benvenuti. Oggi parliamo di maschere 3D, valvole Charlotte e degli scudi protettivi, tutte cose realizzate in stampa 3D da me, ma anche da chiunque abbia una stampante 3D. Eccoci qui, emergenza Covid, 27 marzo 2020, con le nostre stampanti 3D possiamo creare qualcosa di utile per i lavoratori, per chi è in strada e a contatto con persone. Noi makers in questo periodo siamo chiusi a casa, in poltrona, di fronte al computer, possiamo utilizzare le nostre, quello che sappiamo fare, noi siamo makers. Io ho alcune stampanti 3D e come me mille altri qui nel Salento e anche fuori dal Salento abbiamo queste, la possibilità di realizzare queste cose. Io sto facendo anche delle valvole 3D e ho provato a fare anche delle mascherine. Ora le mie stampanti stanno creando questi scudi facciali, si mettono in testa così, sul capo, si possono anche indossare con degli occhiali e poi vi si applica del PET trasparente, della plastica trasparente di 0,2 mm che in questo istante io non ho. Intanto sto creando i supporti per lo scudo facciale vero e proprio. Questo regge il foglio di plastica A4 e vediamo come esce questo esperimento. Ma vi faccio vedere anche le valvole e le mascherine. Magicamente sono apparse le valvole, queste valvole sono valvole per in uso per che andranno in uso per i pazienti degli ospedali, e queste sono le valvole Charlotte. Sono un pezzo unico, io ho rinforzato alcune giunzioni perché il file originario con le mie stampanti non era calibrato benissimo, però si fa con una stampante con un filamento che è il PLA. Queste valvole si usano in accoppiata con queste maschere, si sostituiscono qui. Io non sono riuscito a spuntare il filtro, diciamo, di questa maschera acquatica, però si toglie questa parte da qui a qui, si toglie e si aggancia questo. Così. Questa roba qui è fatta con PLA, con una plastica solida, e serve, verranno impiegate negli ospedali per curare i pazienti. Da qui entra l'ossigeno e l'altra è una valvola per la riserva. Quindi i pazienti negli ospedali avranno questa maschera con questo supporto che noi makers possiamo creare. In più poi c'è, tadam, maschera. Questa è una maschera dove all'interno si dovrebbe mettere un filtro FFP2 e poi con l'anello che chiude il filtro all'interno della maschera, è un anello che si va in incastro, gli elastici che si potranno mettere qui. Il problema di queste maschere però è che la plastica è il PLA, che è una plastica rigida. Ci vorrebbe un altro tipo di plastica che mi pare sia il PCL. Il PCL costa
ha un costo più elevato rispetto al PLA, ed è un, il PCL è una plastica morbida che comporta una buona elaborazione nel computer per calibrare e settare i parametri di stampa, e non tutti noi makers abbiamo questo PCL, però potrebbe, avendolo e avendo anche il filtro FFP2 e anche FFP3, o comunque il filtro che serve per anti-Covid, per impedire a questo batterio di essere inalato, avendo PCL e filtro, noi makers potremmo scambiarci il file e stampare questo tipo di maschere, che tra l'altro possono anche essere adattate al viso di ognuno di noi. Cioè io posso, da una foto posso fare la scansione e adattare le distanze degli zigomi del mento, del naso, per renderla più omogenea a chi la volesse, chi ha un volto più largo o più sottile. E poi ci sono quindi queste altre scudi protettivi che sono un po' più facili e un po' più semplici da realizzare. Io ci ho messo un'ora esatta per ognuno. Ecco, questo ho appena finito, è la mia Creality CR10 e vediamo com'è. Così vi faccio vedere in diretta il lavoraccio di noi stampatori della 3D. Quindi esce così, e ora lo stacco, eccolo qui. Devo dire, per noi stampatori del 3D, che stampiamo 3D, io ho usato due tipi di filamento. Quello più caro è leggermente gommoso e non va benissimo per questo supporto. Quello meno caro e combinazione è andato abbastanza bene, come vedo, sia per la resistenza che per la definizione. Magari questi sono dettagli tecnici che poi chi volesse mi può contattare a giovanni.genau@gmail.com, oppure visitare la mia pagina Facebook, il gruppo Facebook di bensalento.com, dove metto a disposizione file e progetti. E per ospedali, infermieri o chiunque avesse bisogno di avere questi supporti, ora io ne ho due in testa, mi sento veramente super protetto anche senza il PET. Chi volesse può contattarmi e io sarò lietissimo di dare il mio contributo di makers in questa brutta faccenda che è il Covid 2019 e che ci tiene tutti chiusi a casa. L'unione fa la forza, manteniamo alta la bandiera italiana e di noi. Bene, due. In un'ora ne abbiamo due. Fra 10 secondi esce anche l'altro.